Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni e faccio cose. Ragazzi, oggi dovevo fare un altro video su un altro argomento, però doveva esserci un'altra persona che purtroppo non può più venire e quindi vedo di rimandarlo a venerdì. Vi parlo di una cosa di cui in realtà vi volevo parlare, ma poi sarebbe passato troppo tempo, quindi alla fine ne parlo oggi, non è passato neanche troppo tempo. Ieri, cioè il video uscirà domani martedì, ma oggi che sto registrando è lunedì, Carlo Conti ha annunciato i big in gara a Sanremo e come previsto sono ben più di 24, ma io spero sempre che faranno meno siparietti e più musica a questo punto, la cosa è quasi obbligata. Ma andiamo senza indugio a commentarli se il mio telefono mi fa la cortesia di aprirmi la pagina internet. Perché sì, tanti me li ricordo, ma altri no. Che in realtà quelli che non ricordo sono anche quelli che più di tanto non mi interessano. Però mi sembra giusto citare tutti. Ecco qua, gliel'abbiamo fatta. Allora, Achille Lauro non mi fa impazzire. Alcune cose mi piacciono di più, altre meno, ma il suo genere non è il mio. Però niente, insomma, Gaia idem, fa un genere troppo mainstream. Mi piace di più quando canta i cartoni animati perché lei ha una bellissima voce, ma non mi piacciono le canzoni che le danno. Cioè, in Wish, quando ha fatto il personaggio di Asha, che ha doppiato, mi è piaciuta veramente tantissimo. Come cose, yay, ho grandi aspettative. Quando hanno vinto il miglior testo con l'addio, 2 o 3 anni fa, l'hanno vinto assolutamente in maniera meritata. Quindi, e anche tutte le altre canzoni di Coma Cose mi piacciono tanto. Preferisco i primi Coma Cose che erano ancora più indie e scrivevano cose ancora più fighe. Però anche adesso mi piacciono molto. Gabbani, idem. Lui è pop, però scrive sempre cose originali. Poi è un musicista, suona un sacco di strumenti. Quindi io ho fatto il periodo che stavo proprio mega in fissa con lui. Poi la cosa un po' è scemata. Perché succede spesso così, sapete, quando ti piace una canzone, la ascolti 200 volte al giorno per un periodo, poi diciamo che per forza di cose un po' ti stufa perché senti sempre la stessa cosa, però comunque continua a piacerti, magari un anno dopo che non l'ascolti più, dici, ah, fammela riascoltare. Quindi sì, lui mi piace veramente molto, anche per lui ho buone aspettative. Willy Peyote fa rap che non è molto il mio genere, però insomma. Le cose che ho sentito non erano assolutamente male, quindi vediamo. Noemi, alcune cose mi piacciono, quindi poi lei ha una voce veramente particolare e quindi tante cose le canto perché sono molto adatte alla mia voce da mezzo soprano assai tendente al contralto e quindi l'amore si odia, sono solo parole, le canto sempre quando mi esibisco. Rcomi non mi piace, Imodà idem, Eros Villain idem. Chi invece mi piace moltissimo è Brunori Sas. Ragazzi, Brunori per la prima volta a Sanremo come concorrente. Spero che mantenga il suo stile e che per andare a Sanremo non abbia presentato una canzone che lo snaturi troppo, però conoscendolo non credo proprio, perché anche Fulminacci aveva presentato una canzone bellissima che tante volte a Sanremo devi fare un po', devi adeguarti un po' allo stile Sanremo, però lui se lo conosco non musicalmente, ovviamente, perché purtroppo non ci ho mai mangiato insieme e mi piacerebbe. Invito anche lui a pranzo, ho fatto tanti di quegli inviti a pranzo su sto canale che chissà se uno prima o poi si concretizzerà. Irama e Clara no me gustan. Massimo Ranieri è una pietra miliare della musica italiana, quindi io spero che. Cioè, penso che mi piacerà, poi ovviamente lo stile non è proprio della musica di oggi, perché lui ovviamente appartiene a un'altra epoca, però tutto rispetto sia per la sua musica che per le sue canzoni, cioè, anche se non sono proprio in stile moderno, comunque penso che apprezzerò il suo modo di cantare e di fare musica, ne sono molto convinta di questa cosa. Emi Schilla, Sara Toscano e Fedez. No, perché come vi ho detto, ah, Sara mi pare che ha partecipato a Sanremo Giovani, adesso non vorrei dire cavolate, o è entrata direttamente nei Big solo perché ha vinto Amici? Già questa cosa, ragazzi, cioè io ho capito, hai vinto un programma, però cioè, un tempo si faceva gavetta per fare Sanremo nei Big e vorrei che fosse ancora così, ma io sono una boomer, io sono pesante, vabbè, vabbè. Fedez spero non litigherà con Tony F perché c'è anche lui. Poi
penso tra i due sarà l'unica cosa per cui mangerò i popcorn mentre guardo il festival, perché la musica di tutti e due non mi fa impazzire, anzi avevano detto il Kodakons che avrebbe diffidato dal prendere artisti che avevano avuto messaggi sessisti in precedenza nelle loro canzoni. Io spero che non li porti anche a Sanremo, ma penso di no, penso che non glielo permetteranno, voglio sperare, insomma, parlo di Tony F. Simone Cristicchi, ai mi amor, lui sono abbastanza sicura che mi piacerà perché mi è sempre piaciuto, mi piace tutto quello che fa, anche se ha cambiato tanto stile negli anni, prima era molto più irriverente, adesso è molto più profondo, introspettivo. Però mi piace comunque, devo dire che un po' quella parte irriverente sua mi manca, perché era bella, mi faceva schiattare, però mi piace anche il suo modo, diciamo più alla Niccolò Fabi, che è il mio cantautore preferito, di essere profondo e introspettivo, quindi quella parte io in qualche canzone, Simone, ti dico, se guarderai mai questo video, la metterei ancora perché eri veramente geniale, lo sei tuttora, ma in modo diverso, quindi piena fiducia in te. Joan Tiele, non so chi sia, vi dico la verità. The Colors e Bresh, credo che anche Bresh abbia fatto Amici, non ne sono sicura. Ragazzi, io mi dovete scusare, sui nuovi sono ignorante, non li seguo proprio, ma perché, cioè, le cose che sento mi sembrano tutte uguali, tutte banali, mi dovete scusare, non ce la faccio, non ce la posso fare. Marcella Bella, lei brava, anche lei ha una carriera di tutto rispetto e quindi sono molto curiosa di ascoltarla e fiduciosa. Tony F già parlato, Elodie non mi piace, le sue canzoni non sono nulla di che purtroppo, sì, bellissima ragazza, ma mi pare che sia più in evidenza quello che altro ed è triste. Holly, non so neanche bene chi sia. Ragazzi, io so che mi dovrei documentare di più essendo musicista, però cioè, io ci provo ad ascoltare questi cantanti di oggi e mi piacciono veramente, veramente, veramente in pochi. E preferisco più la scena indie, ad esempio, ho ascoltato Emma Nolde di recente, per il fatto che ha inciso un pezzo con Niccolò Fabi, però ho ascoltato anche cose solo sue e sono veramente belle. Ma pure per esempio Martina Attili, che aveva partecipato a Sanremo Giovani con una canzone che si chiama Adamo ed Eva, bellissima, non l'avranno presa perché trattava il tema di una bambina che viene abusata dal compagno della madre, quindi troppo pesante, giustamente. Ragazzi, Carlo Conti ha fatto una dichiarazione che io sconvolta. Sono contento che si parli più di profondità umana, di emozioni umane, che delle cose politiche, tipo guerre. Penso che sia un continuo della cosa dell'anno scorso, dove Darjeel D'Amico ha provato a parlare del conflitto Israele-Palestina e l'hanno bloccato immediatamente a Domenica Inn, e non solo lui. Quindi non sono assolutamente d'accordo, ho fatto un video su quello, su quell'argomento l'anno scorso, che diceva l'arte deve essere anche politica. Era più un'affermazione che una domanda, perché è così. Cioè, io non penso che, boh, tu dici che bello che non si parla di ste cose, no, se ne dovrebbe parlare, no. Ma vabbè, noi stiamo sempre dalla parte della ragione, mi raccomando, in senso non buono. C'è una canzone di Fiorella Mannoia nell'album nuovo che ha fatto con Piero Pelù, che si chiama Dalla parte del torto, che è bellissima, e dice per tutto il pezzo dalla parte del torto, io sto dalla parte del torto, e alla fine lui dice dalla parte del giusto. Alla fine la parte del torto è la parte del giusto, non d'accordissimo. Andiamo avanti. Francesca Michelin ha una voce che mi è sempre piaciuta, le canzoni sono un tantino pop mainstream, però anche lei ha studiato composizione, si è laureata in direzione d'orchestra, quindi apprezzo la sua cultura. Lucio Corsi, ragazzi, non l'ho ancora ascoltato, ma me ne hanno parlato bene, quindi devo approfondire. Sablo con Ghe, Joshua e Tormento, fanno rap, che non è molto il mio genere, però li ho sempre seguiti poco, ascoltiamo, magari fanno rime da Dio, non ho pregiudizi. Serena Brancale è stata 2 anni fa la mia insegnante in accademia, ragazzi, ci ho fatto un corso di scrittura creativa che si chiamava Frittura Creativa, era super divertente,
mi piaceva un sacco, ci faceva fare sempre esercizi diversi e la stimo moltissimo, è una bravissima cantante, una bravissima musicista, c'ha una cultura infinita, quindi anche a lei va il mio tifo, anche per lei ho grandi aspettative. Purtroppo lavora sempre al St. Louis, ma siamo in sedi diverse, quindi ho corsi in sedi diverse dalle sue, quindi è un bel po' che non la vedo, se mai la dovessi incrociare le dirò che tifo per lei. Rocco Hunt, allora lui fa rap, però ad esempio già alcune canzoni che ho sentito mi piacevano, quindi ho buone aspettative anche per lui. E Giorgia, cosa vuoi dire alla regina Giorgia, che è proprio regale nel portamento, nella voce, però è anche super simpatica, super easy, e quindi la stimo da morire professionalmente e mi sta anche simpatica. Quindi, allora, la canzone che ha portato l'ultima volta non mi ha fatto impazzire, ma non credo fosse colpa sua, credo fosse colpa del pezzo. Quindi adesso qualcuno aveva scritto l'anno del riscatto per lei e lo penso anch'io. Ragazzuoli, ora è 15:04 e devo scappare, che devo andare a suonare a Viale Libia. ci sentiamo venerdì. Se vi va, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like, attivate la campanella delle notifiche e ascoltate la mia canzone Via del Tutto Eccezionale, che troverete qui da qualche parte. Ciao! Ah! Ma l'avete visto lo gnomo nuovo? Quello gigante? Me l'ha regalato Simone in anticipo per il compleanno e io adoro gli gnomi, come sapete vi chiamo sempre gnomi e quindi ne sono mega entusiasta, assolutamente. È troppo carino, guardatelo. Aspettate, ve lo prendo, vai. Flexiamo lo gnomo. Ha gli sci, è troppo carino. Ah, ciao.